Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Rete d'Atene. Diciamo che Simona ha esaudito il mio desiderio di venire qua a Atene. Spiaggia che è eccezionale. Da domani inizieremo un po' a girare, prenderemo un motorino. Sarebbe andata dall'altra parte, guarda, cioè un spettacolo. Casco, perché, ebbene sì, possiamo dirlo, oggi abbiamo affittato il nostro scooter e siamo in centro a Parigi. Io lo so che voi vi aspettate tutt'altra tipologia di video, perché da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ho provato a registrare le clip in questa vacanza a Paros, a registrarle a mo' di vlog, un po' come ho fatto a Parigi. Però una vacanza estiva, raccontarla, è molto più complicato rispetto per esempio a quando vai a visitare una città. E devo essere altrettanto sincero con voi nel dirvi che in questa settimana di vacanza ho pensato principalmente a rilassarmi, a godermi Paros, la Grecia e soprattutto Simona, senza stare troppo a pensare a come girare il video per YouTube. E quindi vi ho lasciato questa cinematic intro, come dicono quelli bravi, giusto per farvi un pochino assaporare quello che abbiamo vissuto noi, ma credetemi, Paros è tanto altro. Se vorrete, potremmo magari fare un video Q&A dove voi ci fate le domande qua sotto nei commenti e io e Simona insieme vi rispondiamo e vi raccontiamo un pochino in un parlato la nostra esperienza. Però c'è qualcosa che vorrei raccontarvi di più della nostra esperienza a Paros, ed è la crociera che abbiamo fatto ad Antiparos e a Despotico, perché veramente merita tanto. Adesso il nome della crociera che abbiamo fatto per me è incomprensibile. Vi scriviamo tutte le indicazioni qua sotto, perché il nome della nave non riuscirò mai a dirvelo in maniera corretta. Ad ogni modo poi vi spieghiamo bene come funziona questo tour, perché credo che se capitate da queste parti a Paros, insomma, vi convenga. Andremo a Antiparos, Despotico e anche qualche caretta di Paros stessa, e ora vi facciamo vedere un pochino un tour in breve della nave.
staff particolarmente giovane e attento. Ci serviranno anche cocktail, ci sarà lo spazio di pranzo con il barbecue, tzatziki, sulaki, quindi insomma un'atmosfera fantastica. Un bacino in video, ma certo, aspetta. Allora, siamo prossimi alla prima sosta, Blue Lagoon. Lancio. Una figata totale. Bellissimo. Cioè, sta qua strepitoso. Non male, non male, è sulla prima tappa. Che il bello è che all'interno della nave i drink sono gratuiti. 4 gradi e mezzo, no? Stavo a controllare quanti gradi faceva. Siamo arrivati alle grotte di Antiparos. Sei Pepino? Piacere, siamo già arrivati. Cioè, 7 ore in giro in barca e io proprio, cioè, per me potevamo restarcene andare 12. E qui mi dispiace che l'audio mi ha tradito proprio sul finale, perché non sono riuscito ad acquisire bene il dialogo con questi simpatici ragazzi della crociera, ragazzi veramente squisiti che vi invito a seguire sul loro profilo Instagram e soprattutto se andate a Paros a fare questa crociera, perché con soli 60 euro vi portate a casa un'esperienza meravigliosa, pasti e bevande incluse. Con le bande secondo me ci hanno un po' rimesso. E con questo io vi saluto, perché il nostro video su Paros finisce qui. Se volete appunto fare un video approfondimento parlato con me e Simona, beh, fatemelo sapere tra i commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!